Come posso praticare l'essere vero in rapporto all'esperienza che sto facendo proprio adesso, in questo istante? Nello shivaismo tantrico del Kashmir si utilizza una pratica che prende il nome di Anupaya Yoga, le cui istruzioni sono le seguenti: non fate assolutamente nulla, limitatevi ad essere consapevoli e presenti e qualsiasi ostacolo si dissolverà per rivelare la propria vera natura. Se per esempio provate un'emozione, vi invita a viverla fino in fondo, intensamente, e se questo accadrà, se riuscirete a farlo, la stessa emozione rivelerà il proprio messaggio autentico, infallibile, impeccabile, che non è altro che la forma che la vostra coscienza assume e che vi rivela la vostra vera natura in quell'istante. È molto importante essere consapevoli e presenti. C'è una sottile distinzione tra l'essere consapevoli, che significa semplicemente accorgersi di qualcosa con una certa distanza, con distacco, ed essere consapevoli e anche presenti, il che significa sentire l'effetto che ci fa quella cosa, quella persona, quell'evento con il quale entriamo in contatto. La presenza porta quindi quella qualità di immediatezza che ci rende intimi con le cose, con le persone, con le situazioni. In altre parole, significa partecipare all'esperienza, essere lì con tutto noi stessi e risuonare, vibrare all'unisono con l'esperienza stessa, non solo accorgerci delle cose che ci circondano. È un po' come se le nostre terminazioni nervose potessero uscire e avvolgere tutto intorno, gli eventi, le persone, dentro, fuori, dappertutto. È come se potessimo percepire attraverso questi tentacoli luminosi ed energetici le cose, non più con la mente, ma con tutto il nostro essere. Solo allora conosceremo appieno l'esperienza. Di solito invece avviene una scissione, ad esempio io che interferisco con la mia paura, io che interferisco con la mia tristezza, oppure anche con la mia gioia, con la mia esuberanza, col mio entusiasmo. Si crea una vera e propria frattura, e soprattutto quando quell'esperienza minaccia di contraddire quello che reputiamo di essere, quello che reputiamo opportuno essere. Questa tendenza a lottare contro gli elementi della propria esperienza viene comunemente detta resistenza. Talvolta accade persino che noi non vogliamo essere consapevoli, né tantomeno presenti a ciò che accade o a ciò che ci infastidisce. Preferiamo addirittura non saperlo, non accorgercene, come se non ci fosse, come se non ci riguardasse. E in questo modo ottundiamo, inspessiamo la nostra esperienza, in modo tale da allontanare ogni elemento che in qualche modo stride con l'immagine ideale che abbiamo di noi. Quindi tentiamo di separarci, ma la separazione è in qualche modo impossibile dentro di noi e quindi non facciamo altro che diventare più grossolani, più chiusi, più rigidi e la nostra consapevolezza perde lucidità, la nostra presenza si assottiglia e perdono entrambe brillantezza, efficacia. È proprio l'atteggiamento tipico del nostro io, del nostro ego, quello di opporsi a certe esperienze e di ricercarne altre. Nello yoga si dice raga e dvesha, ovvero attrazione e repulsione nei confronti delle nostre esperienze. Tutto ciò che non dovrebbe accadere in base al nostro ideale, cerchiamo di allontanarlo, di renderlo meno interessante, meno vivido, meno brillante nella nostra esperienza, in modo tale da non accorgercene. Siamo bravi a nutrire ogni genere di giudizio, di interpretazione e di valutazione che si basa sui nostri parametri di bene e di male, di giusto e di sbagliato. E questa divisione interna, di cui abbiamo accennato, crea una vera e propria guerra interna, proprio come se dentro di noi operasse un movimento di resistenza. Ma non ci rendiamo conto che non facciamo altro che resistere a noi stessi. Ci opponiamo a noi stessi, ci allontaniamo sempre di più da ciò che siamo, in verità, in profondità. È proprio l'atteggiamento egoico che non fa altro che identificarci con la nostra storia o con tutte le storie che ci sono state raccontate sul nostro conto. A poco queste storie ci fagocitano e diventiamo queste storie. I motivi per cui ci comportiamo in questo modo sono numerosissimi. Forse crediamo che la nostra vera natura sia proprio quella
di resistere, quindi cerchiamo di immedesimarci il più possibile in questa realtà, in questa resistenza. Oppure può darsi che consentendo, permettendoci di contattare la nostra vera natura, verrebbe minacciata quell'immagine ideale che abbiamo tanto faticato a costruire negli anni, lasciando il campo alla nostra vulnerabilità, alla nostra fragilità di cui tanto abbiamo paura. Sì, perché in fondo essere veri è un po' come una piccola morte, è un po' la morte del nostro ego, che non è altro che la somma di tutti quei condizionamenti che abbiamo assorbito da quando siamo nati fino ad oggi. Ma non si tratta di opporsi alle resistenze, anzi si tratta di invitarle a venire e con curiosità di esplorarle, di lasciarle essere, e in modo tale anch'esse potranno rivelarci uno spaccato della nostra vera natura, di che cosa stiamo facendo noi stessi e in quali circostanze, per quali motivi. Non sto dicendo che si debbano accettare tutte le esperienze esterne senza opporsi, senza modificare il proprio atteggiamento, proprio comportamento, mi sto semplicemente riferendo a ciò che avviene dentro di noi. Quello è intoccabile ed è importantissimo coglierlo, viverlo fino in fondo, a pieno. In merito agli eventi esterni, il nostro atteggiamento può cambiare molto, possiamo chiaramente spostarci, rifiutare molte cose che ci accadono, ma per fare questo è fondamentale conoscere profondamente se stessi. Allora il nostro movimento esterno sarà centrato sulle nostre più autentiche e vere necessità, altrimenti reagiremo sempre come delle macchine. La cosa simpatica è che più ci opponiamo a qualcosa, più resistiamo a qualcosa tentando di scacciarlo, e più in verità lo incapsuliamo e lo teniamo con noi. Quindi l'antidoto vero e proprio consiste semplicemente nel vivere fino in fondo ciò al quale resistiamo, e allora la propria natura rivelerà forse la propria storia, rivelerà quell'energia che lo ha originariamente incapsulato e si libererà dolcemente, senza alcuno sforzo. Ma se in questo momento stiamo resistendo, dobbiamo partire da lì, da questo preciso momento. Siamo anche la nostra resistenza, e non si tratta assolutamente di combatterla, tutto il contrario, esploriamola con curiosità ed amorevolezza, accettandola. L'esercizio che ti propongo oggi è invitare all'accettazione del momento. La vera natura è interessata alle proprie rivelazioni perché ama rivelarsi. È proprio in questo modo che possiamo compiere un'indagine vera su noi stessi. Quindi ti invito a riconoscere qual è la tua esperienza di questo momento, qualsiasi essa sia, e ad accettarla. E ad accorgerti, se continui ad accettarla, come cambia, come si modifica. Se sarete sempre interessati genuinamente all'esperienza, così come si snoda naturalmente, autenticamente, allora si svelerà come un processo vero e proprio e rivelerà una storia, rivelerà quella energia che l'ha prodotta. Allora chiediti che tipo di sentimenti, che tipo di emozioni, che tipo di pensieri, che tipo di sensazioni fisiche hanno accompagnato questa esperienza di accettazione di ogni cosa, di ogni resistenza che emerge nella tua esperienza. Scoprite se siete più portati a manipolare o a controllare, o qualsiasi altro genere di interferenza e di resistenza emerga, siatene profondamente consapevoli e presenti. Se divenite più consapevoli di quando resistete, di quando la resistenza si innesca in voi, ed imparate ad accettarla profondamente, imparerete a notare molto meglio la differenza tra quando resistete e quando invece non resistete affatto. Buon lavoro!